una domanda al sottosegretario Gozi sulla proposta incardinata già durante il semestre italiano sulla sussidio di disoccupazione europeo, quindi una prima forma di welfare europeo. A che punto è? Se ci sono già state adesioni anche informali di paesi membri e se già si parla di cifre in bilancio, del bilancio comunitario? Beh, l'iniziativa per un sussidio europeo contro la disoccupazione, come ricordavi, è stata una delle grandi priorità che noi abbiamo indicato durante il semestre di Presidenza dell'Unione Europea. La prima riunione dei ministri del lavoro europei che è stata fatta durante il semestre è stata voluta dal ministro Poletti, ai quali aveva presentato proprio questa iniziativa, iniziativa che noi abbiamo ripreso con forza nel documento che il Presidente Renzi ha inviato in Europa su come riformare il governo dell'euro, il tema cosiddetto della governance economica, e sul quale il ministro Padoan sta lavorando molto in sede di Ecofin. Io stesso sono stato a Parigi di recente a affrontare, approfondire questo e altre nostre proposte con il governo francese. Abbiamo ricevuto da parte di alcuni governi, penso ad esempio il governo portoghese, penso al governo slovacco, ci sono alcuni governi che hanno manifestato interesse a andare avanti e a creare questo strumento e noi vogliamo lavorarci nel momento in cui, come adesso è successo, alla luce del rapporto dei cinque presidenti, sono riavviati i lavori su come completare la governance dell'euro. Un lavoro quindi su cui noi siamo molto impegnati, stiamo cercando di costruire un consenso perché riteniamo che quella sia una delle risposte importanti e una di quegli strumenti che mancano oggi alla governance dell'euro, cioè avere degli strumenti di politica sociale e di solidarietà concreta, attiva, nei confronti di paesi che per un momento di crisi particolarmente acuto in quel paese rispetto ad altri soffrono di un aumento non previsto e oltre la media del livello di disoccupazione. In questi casi l'Europa deve intervenire col sussidio europeo a complemento di già quanto quello Stato fa con i propri strumenti di assicurazione sociale nazionale. Riteniamo che questa sia una risposta concreta che farebbe molto bene all'Europa e che certamente colmerebbe un vuoto molto grande all'interno del modo in cui l'euro oggi è governato. Ci sono qualche paese informalmente aderito e non c'è rischio che, visto il fallimento totale di Garanzia Giovani in Italia, questo fallimento, finanziati con soldi della Commissione Europea, questo fallimento non indebolisca la proposta fatta dall'Italia? Beh, sul fallimento totale mi sento di dissentire. Diciamo che alcune regioni hanno lavorato molto bene, altre molto meno bene. E dobbiamo invece insistere perché per me la garanzia giovani, per noi del governo, la garanzia giovani è uno strumento molto importante, una prima risposta concreta dell'Europa alla disoccupazione giovanile e tanto che noi vorremmo renderla permanente. Non vorremmo rendere permanenti le inefficienze, i ritardi accumulati da alcune regioni. Non si tratta tanto diciamo, di un'adesione formale. Ci sono alcuni governi che cominciano a manifestare, che hanno già cominciato a manifestare già durante il nostro semestre, un interesse. Nel momento in cui adesso si è riaperto finalmente il dibattito e i lavori all'interno del Consiglio dei Ministri sul tema come governare meglio l'euro, noi, e il ministro Padoan in prima persona lo ha fatto, abbiamo riproposto e vogliamo arrivare a favorire una decisione su questo tema. È molto difficile, ma è certamente altrettanto e ancora di più necessario farlo in questa fase.